Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Alessia Rita Vitale dell'Università della Sorbona, sono una ricercatrice in scienze dell'educazione ma anche nelle arti, più precisamente in musica e musicologia. Sono anche una cantante, pedagogista, più precisamente sono nella psicopedagogia. Dunque, il video di oggi vorrebbe essere un contributo e spero un aiuto a tutte quelle persone, a quelle famiglie che per motivi vari hanno dovuto lasciare il proprio paese di origine per cercare lavoro altrove spostandosi con tutta la famiglia. Non è mai semplice spiegare il come, quando e perché di tutto questo lungo processo, che è un processo esterno, visibile, con uno spostamento in un giorno preciso, in un periodo preciso della propria vita, ma anche che si tratta anche di un processo interno. Vorrei parlare di come gestire tutti questi cambiamenti e come poterne parlare con i propri figli, soprattutto quando essi sono piccoli e si sentono un po' in balia delle onde perché non capiscono, non riescono a cogliere in ragione della loro bassa età cosa sta succedendo e non riescono a spiegarsi. Hanno tanti interrogativi in testa, ma non riescono a dare delle risposte da soli, non riescono a rispondere a tutte queste domande che sorgono naturalmente. Per un genitore è molto complesso anche perché ogni spostamento lontano dalle proprie origini non è mai semplice da gestire. Paese nuovo, nuova cultura, non si conoscono così tante persone, forse non si conosce proprio nessuno. Il genitore stesso si sente spaesato e naturalmente il figlio non può che sentirsi altrettanto spaesato. A volte per i bambini è più semplice inserirsi nell'asilo, eccetera, eccetera. Per un adulto a volte è molto più complesso anche acquisire un buon livello nella lingua in cui si è trasferito. A volte un coniuge la parla già, ma l'altro non ancora e deve impararla perché ha seguito il marito, ha seguito la moglie, eccetera, eccetera. È molto complesso. Evidentemente non posso che dare dei piccoli accenni e parlare in modo estremamente generico e posso soltanto dire una cosa che in primis che per i bambini soprattutto quando sono molto piccoli bisogna sapere che il bambino non ha la stessa nozione né di tempo né di spazio che gli adulti hanno. Questo bisogna averlo molto chiaro in testa perché per il bambino ammettiamo che si parla di una famiglia italiana immigrata altrove, in Francia, io vivo in Francia, però può essere un altro paese del mondo, anche l'America non ha importanza, altrove, in un altro posto che non sia l'Italia. Per un bambino l'Italia, la distanza spaziale, soprattutto se è piccolo, se ha 3-4 anni, non riesce a capirla profondamente, non è come noi che sappiamo quanto fuso orario c'è. Per un bambino, il bambino non ha il senso dell'astrazione, il senso dell'astrazione si sviluppa molto più tardi. Quindi il bambino piccolo, il tempo, il bambino piccolo, il tempo e lo spazio sono delle parole. Sì, lo sa che la zia, il parente, il cuginetto non è accanto, non è nell'appartamento accanto, però non riesce, non ha la stessa lucidità, il bambino piccolo non sa ancora leggere, non sa ancora scrivere del resto, quindi crede, fa fiducia, dà fiducia al genitore, ma non ha un'idea, non ha la stessa nostra percezione del tempo e dello spazio, perché il suo corpo non è pronto per ricevere la facoltà dell'astrazione.
Quindi bisogna avere questo in mente. E altra cosa, mentre se un bambino è già più grandicello, 9 anni, 10 anni, evidentemente è già un altro discorso, ci siamo capiti. Non parlo neanche dei ragazzi al di sopra dei 16 anni, è un'altra cosa, la percezione del tempo è chiara, si è costruita, non c'è nessun problema. Sto parlando dei bambini molto piccoli. Altra cosa molto importante, riferendomi ai bambini molto piccoli, cioè i bambini che non sanno ancora leggere e scrivere, i bambini che non vanno ancora a scuola, ad esempio. Cosa molto importante, siete in un paese straniero, d'accordo, vi siete installati. Lavorate, il bambino è piccolo e forse non va ancora a scuola materna, non va a scuola, eccetera, eccetera. Sta a casa con una babysitter, con una persona della famiglia, ma comunque con una persona di fiducia. Allora, il bambino vi vede uscire al mattino, se ammettiamo il caso che entrambi i genitori lavorano, il bambino vi vede uscire al mattino e voi dite ciao, ci vediamo più tardi, vado a lavorare. Molto bene. Il bambino piange perché ogni volta che c'è un distacco per lui è una sofferenza. Lui ha ancora questo senso quando è molto piccolo di unità, soprattutto con la mamma. Siamo dei mammiferi, non va mai dimenticato. Siamo dei mammiferi. Tutta la psicologia degli ultimi 20 o 30 anni studia in modo particolare, in modo focalizzato, la relazione madre-bambino, mère-bébé. Perché? Perché siamo dei mammiferi e quindi il comportamento psichico del bambino piccolo non può essere capito senza la diade madre-bambino. Questo è fondamentale capirlo. Non sto dicendo che il papà non ha un ruolo importante, assolutamente no, è fondamentale, fondamentale. Il bambino è nato da due genitori, porta in sé il maschile e il femminile, indipendentemente dal sesso che ha il bambino. Quindi, questo è chiaro, deve essere molto molto chiaro. Sto semplificando, se ci fossero dei ricercatori in ascolto, sto semplificando in modo notevole i risultati delle ricerche scientifiche, perché questo video si rivolge ai genitori, non in modo particolare ai ricercatori, altrimenti non userei questo linguaggio. Fermo, chiudo questa parentesi. Quindi, voi genitori, quando state andando a scuola, ammettiamo che a lavoro, pardon, ammettiamo che il bambino rimanga a casa con una babysitter, la babysitter non è la mamma, anche se il bambino si diverte con questa persona, anche se voi avete fiducia, vede la propria mamma, il proprio papà partire, quindi essere assenti, non li vede, il bambino non sa dove siete, non vi vede. All'inizio piagnucola un po', poi magari se la babysitter lo fa giocare, lo distrae, eccetera, eccetera, si concentra sul momento presente e così può evocare la mancanza della mamma comunque. Però quando vedete il bambino, vado a lavorare, ciao, ciao, il bambino non ha il senso del tempo né dello spazio. Voi state scomparendo dalla sua vita per un momento, per riapparire più tardi, nella serata in genere, ma il bambino non sa dove siete. Voi lo sapete, voi sapete dove è il bambino, ma il bambino non sa dove siete voi. Io vi consiglio, in modo molto semplice, il bambino capisce le cose quando le vede, quando le tocca, esplora con il proprio corpo quando è molto piccolo. Quindi io vi inviterei, per rassicurarlo anche, in un giorno in cui non lavorate, per esempio il sabato, nel vostro giorno di riposo, io vi consiglio di andare a fare una bella passeggiata con il vostro figlio, con i vostri figli, soprattutto se sono piccoli, e di ripercorrere insieme percorso che voi fate quando vi recate al vostro luogo di lavoro. Possa esso essere un ospedale, una banca, un ufficio, poco importa. Fate con i vostri figli, mano nella mano, lo stesso percorso, prendete gli stessi mezzi di trasporto,
se andate al lavoro in metro, prendete il metro, la metropolitana, l'autobus, il treno, eccetera, eccetera. Fate esattamente lo stesso spostamento che voi fate quotidianamente quando vi recate al vostro posto di lavoro e dite a vostro figlio: ecco, tu vedi, mamma o papà, quando esce da casa prende questo autobus, viaggia, vedi quanto tempo ci vuole per andare al lavoro. E poi arrivate, mostrate il vostro luogo di lavoro, se avete colleghi, presentate se possibile i vostri bambini e i vostri colleghi, mostrate, non so, la vostra scrivania se lavorate su una scrivania e se avete le foto sulla scrivania dei vostri figli, fate notare che sono sempre con voi. Il bambino capirà dove siete d'ora in avanti, quando non siete a casa. Comincerà anche a capire cosa vuol dire lavorare, vuol dire che mamma e papà non sono a casa. Vuol dire che sono in quel posto lì che ho visitato, vuol dire che sono seduti in quella scrivania, o che sono in quell'ospedale, o che sono in quella banca, eccetera, eccetera. Questo si applica a tutti i lavori, nella misura del possibile, evidentemente. Se fate un lavoro pericoloso, se siete poliziotti, forse questo è più difficile. Però portateli lì, sarà una gita e allo stesso tempo sarà talmente utile, perché il bambino comincerà a capire che quando non siete nelle mura di casa con lui, siete in quel posto che lui ha visto e sa che per arrivare in quel posto ci vuole tempo, bisogna prendere dei trasporti, per tornare a casa bisogna fare il percorso inverso. Quindi adesso lui conosce, lui sa dove siete. Questo lo rassicurerà veramente tanto, perché nella sua psiche di bambino c'è anche il rischio che quando voi partite per un nobilissimo mestiere, per una nobile ragione, il bambino non lo sa, ignora, è troppo piccolo per capire tutto questo. Per lui lo state abbandonando, soprattutto se è un bambino piccolo, c'è questo rischio. Che lui interpreti la vostra partenza come un abbandono e finché non tornate a casa, ci sono dei bambini che non stanno in pace finché non tornate a casa. Ecco, per evitare, per ridurre anche tutto questo, tutti questi effetti, tutte queste elaborazioni che il bambino fa, queste immaginazioni che può avere su di voi e che lo fanno comunque soffrire perché non conosce la realtà tangibile finché non viene sul vostro posto di lavoro. Beh, vi invito veramente a fare questa gita in un giorno in cui c'è del tempo, oppure quando potete, nel vostro giorno di riposo sarebbe l'ideale. E quindi il bambino sa che quando gli telefonerete dal lavoro, sa dove sarete, sa perfettamente. Questo lo calmerà, lo calmerà. Altra cosa, se entrambi i genitori lavorano, è la qualità del tempo che passate insieme ad essere veramente importante. Non compensate il vostro sentirvi in colpa con giocattoli, con regali. Non andate al di là delle vostre possibilità reali facendo troppi regali ai vostri figli. Non serve. Non serve. Bisogna sapere che il bambino sente le cose. È vero che non percepisce il tempo e lo spazio esattamente come noi adulti, ma non è uno stupido. Quindi siate sinceri, lui sentirà se siete sinceri. Bisogna sapere che l'anima umana ha sete di verità. Nessuno ama essere preso in giro. Quindi, nella misura del possibile, rassicurate dicendo la verità con le parole adeguate, con le parole che un bambino può capire. E poi sarà importante se il bambino vi pone delle domande: perché abbiamo lasciato l'Italia? Perché abbiamo cambiato paese? Perché non vedo così spesso i miei cuginetti? Perché abbiamo lasciato quella casa? Perché? Perché? Perché tutta una serie di perché.
se il bambino lo chiede bisognerà iniziare a rispondere in modo molto rassicurante. Bisognerà farlo. Parlate con il vostro coniuge da soli quando i bambini non sono presenti, affrontate questo argomento già tra di voi adulti. E poi il bambino vi porrà sicuramente delle domande. Tutti i bambini, figli di immigrati, pongono delle domande. A queste domande bisognerà dare una risposta, altrimenti il bambino crescerà con degli interrogativi rimasti in sospeso. Questo non piace a nessuno. Il bambino ha la sua dignità, anche se è piccolo, merita di essere ascoltato. E rispondete dicendo la verità in modo molto 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 semplice, molto semplice, molto semplice. Il bambino capirà, capirà. Poi è molto importante. Parlerò in un altro video di questo se volete. Molto 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 importante instaurare dei piccoli riti. Perché giustamente il bambino non ha la percezione del tempo come noi adulti. E sono i gesti, i piccoli rituali che scandiscono il tempo. Il bambino ha una percezione affettiva del tempo. Ci siete, l'oggetto amato c'è, l'oggetto amato non c'è. Ad esempio, quindi il tempo e lo spazio si intersecano e instaurate dei piccoli rituali molto, molto significativi, così il bambino sa, ad esempio, che il weekend sta arrivando e che nel weekend. Perché nel weekend insieme fate determinate cose. E aspetterai con grande gioia questo weekend perché può avervi per lui, non siete a lavoro e potete fare delle cose insieme. E potete fare anche delle cose che sono strettamente connesse al luogo da cui si proviene. Ad esempio, si può instaurare un rito legato alla preparazione del cibo e riproporre delle ricette che facevano le vostre nonne, quindi delle ricette di famiglia molto importanti, perché nel riprendere, questa è una mia idea, una mia ipotesi, forse non la trovate scritta in nessun libro, ma io ho lavorato con famiglie italiane che sono venute Parigi per motivi di lavoro con bambini piccoli, oppure una parte dei bambini era nata in Italia ed altri sono nati qui, quindi ho lavorato con i bambini e ho accompagnato i genitori. Quindi ciò che dico non è frutto di una lettura, no, onestamente no. La mia preparazione in psicologia sì, frutto di letture, frutto di tante tavole rotonde con i più grandi psicologi, Daniel Stern, psichiatri, Colvin Treverten, Michel Ambertin, Maria Gressier, tanti. Ho avuto la fortuna di lavorare per 10 anni in equipe con forse i più grandi psicologi a livello internazionale. Questa è stata una grande fortuna. Poi evidentemente ho studiato psicologia. Però ciò di cui parlo in questo momento è frutto della mia esperienza di psicopedagogista, è frutto dei miei scambi, il mio insegnamento con i bambini e mi piace molto, trovo che sia molto utile che quando un ricercatore applica i risultati delle ricerche scientifiche, risultati comprovati, voglio dire, e a me, io lo faccio insegnando a leggere e scrivere a volte dei bambini mono e bilingue o aiutando dei bambini che provano delle enormi difficoltà o che hanno degli istinti suicidi a un certo momento della loro vita. Voi capite che è un lavoro molto delicato, molto delicato. Ho insegnato in ospedale qui a Parigi con bambini e adolescenti malati di anoressia a un livello molto avanzato. Questa è stata un'esperienza immensa che nessun libro avrebbe potuto mai darmi, evidentemente.
Quindi quando parlo in questo momento è una sintesi tra gli studi, evidentemente, soprattutto qui a Parigi ho fatto la mia formazione in psicologia e psicopedagogia. E è una sintesi tra il lavoro di terreno, lo studio, le mie pubblicazioni, perché l'atto dello scrivere mi porta a riflettere moltissimo, la scrittura scientifica delle regole molto precise. Quindi le mie conferenze, quando ricevo delle domande alla fine di ogni conferenza, quindi è molto, voilà, ciò che sto esponendo infatti è una sintesi molto globale di queste varie esperienze che ho come persona umana e come ricercatore. I genitori, trovo che i genitori quando sono all'estero vanno aiutati. Non esitate a chiedere aiuto ovunque voi vi troviate, troverete qualcuno che sarà in grado di aiutarvi. Poi c'è l'immenso problema dei compiti quando i bambini iniziano andare a scuola. I bambini bilingue hanno una duplice mole di lavoro rispetto ai bambini monolingue. Quindi i vostri figli forse si chiederanno, se fossimo rimasti in Italia, non avrei così tanto da studiare, mamma. Adesso sono carica di compiti, devo fare tutti i compiti in italiano più, secondo luogo, nel paese in cui vivete, più in francese, più in inglese, più in tedesco, più spagnolo, poi che importa, russo, eccetera, in giapponese, eccetera, eccetera. Quindi hanno una duplice mole di lavoro. Questo è innegabile. Poi dopo raccoglieranno i vantaggi, di conoscere più lingue in seguito. Sul momento è veramente una fatica importante, molto importante, che stanno immagazzinando due lingue più tutte le altre discipline naturalmente. Quindi bisogna essere comprensivi da questo punto di vista. Quando le vacanze, quando tornate dalle vacanze d'estate, in cui siete state al mare, in montagna, vacanze, eccetera, eccetera, per il bambino sarà, in francese si dice un cauchemar. Un incubo. Ritornare a scuola si vive soprattutto in un posto freddo, che ha un clima molto diverso da quello dell'Italia. Se il bambino ha conosciuto il clima italiano e voi vi trovate in un altro paese in cui il clima è totalmente differente, dirà non solo ho il doppio lavoro da fare a livello linguistico, quindi devo veramente stare lì seduto a sforzarmi e a fare il doppio rispetto ai bambini che sono rimasti in Italia. Ma vivo anche in un posto che mi obbliga a stare sempre dentro casa, perché fuori fa freddo. Quando l'autunno inizia, dall'autunno fino alla fine della primavera, sono obbligato a stare in casa. Si sente rinchiuso il bambino. Quindi attenzione ad essere troppo severi, attenzione. Fate come dico in un altro video, in un video precedente, le difficoltà dell'educare. Siate attenti quando fate i rimproveri, perché bisogna tener conto di tante cose. Non siate stretti quando il bambino riprende la scuola a settembre e quindi sa che lo aspettano tanti compiti, perché ci sono alcuni paesi nel mondo in cui i bambini piccoli ricevono tantissimi compiti a casa, tantissimi, tantissimi. Quindi ritornano a casa a volte tardi da scuola e in più devono fare tanti. Questo è un lavoro immenso. In alcuni paesi c'è questa mentalità in cui il bambino, è bene dare al bambino tantissimi compiti. Non si può cambiare l'organizzazione di un paese, non si può cambiare, si possono cambiare i valori di un paese, del paese che ci accoglie, non si può. Quindi il faut faire avec, come si dice in francese. Bisogna adeguarsi in modo intelligente, pardon, senza perdere la salute. Quindi vedete che è obbligatorio instaurare dei piccoli riti gradevoli, molto gradevoli, perché comunque fate in modo che l'atto da studiare sia molto gradevole per i vostri figli. Instaurate veramente delle dinamiche in cui c'è anche del piacere. Piacere vuol dire, ad esempio, che vivete le stagioni, che andate a fare la spesa insieme, che lasciate scegliere ai vostri figli qualcosa che a loro piace mangiare, ad esempio. O che lasciate organizzare
ai vostri figli il menù del weekend. Questa è un'idea simpatica. E che possiate coinvolgerli nella preparazione, ad esempio, della pizza. Dico la pizza, può essere anche piatto italiano, gli gnocchi, fate voi, che potete preparare insieme sabato sera, ad esempio, tutti insieme, anche i più piccolini, possono con le mani sbucciare l'aglio oppure mettere i tovaglioli sulla tavola o qualcosa, qualcos'altro, oppure preparare i cartoncini con i segnaposto se avete degli ospiti, oppure scrivere il menù. Eccellente! Eccellente, così i bambini applicheranno ciò che stanno studiando a scuola, scriveranno nel più bel modo possibile, con una bella calligrafia, il menù che gli ospiti leggeranno. Ecco, quindi quello che sta studiando, quello che stanno studiando a scuola, ritorna utile immediatamente. Fate scrivere loro, ad esempio, il menù che sarà presentato agli ospiti e anche il segnaposto, carini, semplici. Semplice, non è indispensabile spendere, non è indispensabile. Si può fare questo con quasi niente. Il bambino sarà gratificato perché sicuramente riceverà dei complimenti dagli ospiti. Chi ha scritto questo bel menù? Bravo, sei meraviglioso! Come scrivi bene? Voilà, il gioco è fatto. Vedete, a volte ci vuole poco. Ci vuole poco per incoraggiare, per stare bene insieme. Perché in realtà voi state viaggiando insieme. Non ci siete voi e poi i bambini che sono piccoli, che devono andare a scuola. No, ci siete voi. E tutti voi state vivendo delle difficoltà, perché vivere all'estero è molto difficile. È molto più difficile che rimanere nel proprio paese. Però ci sono anche degli altri vantaggi, che bisognerà mettere in evidenza. Ogni qualvolta il bambino tende a sentirsi giù. Mettete in evidenza. Sì, però guarda, abbiamo questo vantaggio. Quindi sta a voi creare questo equilibrio delicatissimo, delicatissimo. E poi seguire, quando si vive all'estero, seguire i propri figli mentre fanno i compiti è anche molto interessante, perché i genitori confronteranno il metodo che hanno ricevuto a loro tempo con quello che stanno ricevendo i propri figli. È anche un modo per rispolverare le proprie conoscenze e anche per inglobare ancora un vocabolario più largo per imparare anche, certo, per imparare, semplicemente, per imparare o per rispolverare delle cose o per acquisirne. E non soltanto il vocabolario, per acquisire delle nuove emozioni, delle nuove conoscenze. Voilà. Se il vostro bambino invece sta deprimendo e ve ne accorgete, genitore, poiché è molto legato emotivamente al proprio figlio, non ha la giusta distanza. Questo è normale e non bisogna avere sensi di colpa. Questo è veramente normale. A volte si è anche, come si suol dire, ciechi. Vi rassicuro che talvolta anche dei medici non vedono nei propri figli delle difficoltà, che pure sono evidenti per una persona esterna. Quindi non ha niente a che fare con le vostre competenze. Non rimettetevi troppo, troppo in questo. En question. Faut pas se remettre trop en question. Parlo francese, sono qui da talmente tanti anni. Ossia, non colpevolizzate troppo. Chiedete aiuto con molta umiltà, rivolgendovi sempre a delle persone qualificate. Evidentemente. È molto importante. Però non potete dare tutto voi ai vostri figli. Col passare del tempo, la vita ci insegna che ciascuno di noi ha dei limiti. Un genitore non può dare tutto, tutto, tutto. A volte ci vogliono degli specialisti che hanno la giusta distanza. E anche il bambino, soprattutto quando è nella fase in cui si avvicina all'adolescenza, il bambino comincerà a rifiutare. Spesso, a poco a poco. Non soffrite di questo. Fa parte del suo percorso evolutivo.